Gloria a Dio, che il Signore nostro Padre Celeste vi benedica carissimi. È una gioia ritrovarci in queste riflessioni, in queste meditazioni della parola di Dio. Gloria al Signore. Abbiamo continuamente, giorno per giorno, bisogno di cibarci, alleluia, di fortificarci nella presenza del Signore, nella parola del Signore, pregando, invocando il suo nome affinché lui ci purifichi, alleluia, ci rinnovi, ci riempia ancora col suo Spirito Santo. Ogni giorno abbiamo bisogno che Dio ci illumini con la sua parola, perché la sua parola è una lampada ai nostri piedi, è una luce sul nostro sentiero. Vogliamo riflettere un versetto che il Signore mi ha messo in cuore in questa giornata, al Salmo 23, un verso che tutti noi conosciamo, lo vogliamo applicare alla nostra vita. Gloria al Signore, nella guida e nell'unzione dello Spirito Santo. Amen, cari fratelli e care sorelle in Cristo Gesù. Amen. Salmo 23, verso 4 dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Fratelli, anche se noi camminiamo nella valle dell'ombra della morte, noi non temeremo. E vi voglio dire, nel nome di Gesù, che noi stiamo già camminando nella valle dell'ombra della morte. Questo mondo è la valle dell'ombra della morte, è un mondo di tenebre, è un mondo corrotto, pieno di peccato, di demoni, dove i principati e le potestà stanno governando sui figli della disobbedienza. Questo mondo è la valle dell'ombra della morte, ma noi non temeremo, perché il Signore cammina con noi. Alleluia. Il Signore vive in noi, il Signore è il nostro scudo, il nostro liberatore, e per mezzo di questa parola ci vogliamo fare animo. Alleluia. Fare coraggio per mezzo di questa parola. Gloria al Signore. Vogliamo prendere nuove forze nel nome di Gesù. Cari, questo mondo è un mondo di tenebre. È scritto in Prima Giovanni capitolo 5 che tutto il mondo giace nel maligno. Tutto questo mondo, questo sistema, questa società depravata, corrotta, ingannatrice, questo mondo decaduto, perverso, fratelli, cos'altro possiamo dire? Questo mondo è un mondo dominato dal male, dalle passioni, e a volte anche la Chiesa stessa purtroppo si fa contagiare, per così dire, contaminare da questo mondo. Che questo non avvenga, fratelli, perché noi siamo il gregge dell'Iddio vivente, un popolo santo, un popolo separato, ma stiamo camminando in mezzo alla valle delle ossa secche, stiamo camminando in mezzo alla valle dell'ombra della morte, ma colui che è la vita vive in noi, Gesù Cristo vive in noi, egli è la vita, egli, alleluia, è l'autore della vita, egli è più forte di tutti i dominatori di questo mondo di tenebre. Perciò, fratello, fatti coraggio con questa parola, perché anche se tu stai camminando nella valle dell'ombra della morte, non devi temere, perché il Signore Gesù Cristo, il Re dei Re, il Dio della gloria, cammina con te, è con te, lui ti sostiene. Facciamoci animo, Chiesa, alleluia. Ancora breve tempo, è colui che deve venire, verrà, amen. Ma chi si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, dice il Signore. Il giusto vivrà per fede. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo andare avanti per fede,
camminiamo per fede, non per visione, non per quello che vediamo a destra o a sinistra, non per quello che vediamo nel mondo materiale, non per quello che vediamo negli uomini, nelle persone, ma per quello che il Signore ci ha promesso. Noi camminiamo per fede nelle promesse del Signore. Chiesa, fatti animo, cerca la faccia di Dio, cerchiamo la presenza di Dio, cerchiamo l'unzione di Dio, alleluia, purifichiamoci, santifichiamoci, chiediamo al nostro Dio, alleluia, di lavarci ogni giorno nel sangue di Gesù Cristo, affinché possiamo camminare, gloria a Dio, vittoriosamente verso la nostra patria celeste. Noi siamo pellegrini in questa terra, fratelli. Noi siamo pellegrini e stranieri, ma anche se noi camminiamo nella valle dell'ombra della morte, come dice il Salmo 23, versetto 4, noi non temeremo alcun male, non temere alcun male, Chiesa del Signore, perché il Dio Onnipotente è il tuo rifugio, la tua forza. Sgridiamo, fratelli, ogni pensiero malvagio, sgridiamo ogni paura, sgridiamo ogni timore, ogni incertezza, ogni debolezza, sia sgridata, sia scacciata via nel nome di Gesù, perché colui che vive in noi ci dà la potenza, è lo Spirito Santo, alleluia, ed egli non ti ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo, di forza, di amore e di disciplina, affinché possiamo andare avanti, alleluia, fiduciosamente nel nome di Gesù, il Signore della gloria. Prendiamo forza, rifiutiamo ogni paura, ogni timore, gloria a Dio, alleluia, perché la paura non viene dal Signore, fratelli, la paura viene dalla carne e da questo mondo di tenebre, questo mondo di oscurità, è il mondo che vuole metterci la paura, sono gli spiriti del male, ma noi camminiamo per fede, amen, nella via santa, nella quale vi è luce, vi è pace, vi è, alleluia, la presenza del Signore che cammina con noi. Noi non temeremo alcun male perché tu sei con me. Diglielo in questo momento: Signore, tu sei con me. Signore Dio, Padre, tu sei con me, tu vivi in me. Io rifiuto ogni paura, io rifiuto ogni scoraggiamento, io rifiuto nel nome di Gesù ogni pensiero contrario alla tua verità. Signore, mi fortifico in te, Signore, e nella forza della tua potenza. Alleluia. Prendi forza, Chiesa. Non ti scoraggiare, è vero, stiamo camminando in un mondo di tenebre, ma il Re del Cielo cammina con noi, il Re della Gloria vive in noi, il Dio Altissimo ci ha fatto le promesse eterne e noi camminiamo alla luce delle sue promesse. Non temere, fratello, sorella. Il Signore con te, prendi forza in questa parola, diglielo: Signore, rinnova la mia mente, rinnova il mio cuore, aiutami ad andare avanti, purificami, Signore, liberami da ogni peso, da ogni male. Padre, nel nome di Gesù, riversa la tua unzione, la tua fresca unzione, mi dia, Padre, il coraggio, la potenza, la virtù per andare avanti di valore in valore nelle tue vie, Signore. Noi andiamo avanti di valore in valore nelle tue vie, Padre, per fede, nel nome di Gesù. In accordo a questa parola voglio dichiarare nuove forze per ogni fratello, nuove forze per ogni sorella. Incoraggia, rinnova, rinvigorisci i tuoi figlioli, Signore, riversa una potente unzione di Spirito Santo, rialza l'abbattuto, incoraggia, Signore, lo smarrito, il debole, Signore, alleluia, nel nome di Gesù, sia sgridata ogni male, sia sgridata ogni macchinazione del diavolo, sia distrutta ogni opera maligna, nel nome di Gesù Cristo, riceviamo nuove forze, nel tuo nome, Signore, riceviamo nuove forze, nel nome di Gesù,
nel nome di Gesù. Andiamo avanti, fratelli, secondo la chiamata che Dio ci ha rivolto. Fratello, sorella, non ti stancare, non ti arrendere, non venir meno. Il Signore è con te, con noi, ancora per un breve tempo. Alleluia, l'attesa è breve, il Signore sta per ritornare e ci verrà a riscattare, alleluia, a redimere completamente da questo mondo di tenebre. La tromba suonerà e noi saremo portati verso il cielo ad incontrare il nostro Signore Gesù Cristo. Ancora un breve tempo, e colui che deve venire verrà, alleluia. Aspettiamolo dunque con fede. Camminiamo dunque per fede, aspettando e bramando il glorioso ritorno di Cristo. Purifichiamoci, andiamo avanti di valore in valore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen. Gloria al Signore. Grazie Padre. Amen.